c'è spazio per andare. Entra in area di rigore il numero 7 dello Stintino, prova il destro incrociato, palla che si perde. Tuccio Checchi prova a puntare Sarrizio, va via per un attimo, poi il filtrante per Tuccio, c'è Ducari in area di rigore, Ducari il destro di Ducari, la gran parete di Torepino, la porta vuota del Rio, ha segnato lo Stintino al minuto 12 del primo tempo. Stintino 1 Torres 0, il gol. Nel quarto in campo c'è Ducari in pressione su di lui, Catrisano porta palla limite dell'area, il velo bello per il pareggio della Torres, ha segnato Gaetano Lococco, siamo al quindicesimo minuto del primo tempo. Cercato una sponda per un compagno, è arrivato un bello ritardo, la Torres ha già riconquistato palla con Carlo Piga, ora Sarrizio, entra nella rigore Sarrizio, c'è Carruggio su di lui, Sarrizio va via, cerca spazio per il cross, poi effetto un tiro con il destro, puntare Spano, poi cerca l'imbucata per Del Rio. Provvisoriamente scambiato la posizione, intanto va Carboni, ruba palla a Ducar, Ducar solo davanti a Pina, Pina rimane in piedi fino all'ultimo e nega la Minducar. Spera che termina nella disponibilità di Fabio Cocco, Costa Sarrizio, ha segnato la Torres, 42esimo minuto del primo tempo, Stintino 1 Torres 2, la ribalta. Tanta sostanza nella prova del ex giocatore dell'Orolese, mentre ora c'è Ducar in posizione regolare, evita Torepina Ducar e pareggia lo Stintino al 17esimo minuto della ripresa, un fulmine a ciel sereno, il gol di Lamin Ducar. Per la pacchetta senegalese, Pascioni, bella palla per Diouf, il controllo di Diouf, finale di rigore Diouf, parata plastica di Antonio Secchi. Nel frattempo solo Kierchi sul punto di battuta, c'è Ducar in posizione regolare, Ducar, la grandissima parata di Torepina. Un potenziale 3 contro 3 con Del Rio, c'è un spazio per il cross, il movimento di Ducar, Pina con la mano, ora Carboni prova ad andare via, palla Carboni guadagna la di rigore, Carboni c'è un spazio per il traversone, Carboni con la punta, lo Stintino in vantaggio, 75esimo minuto, la ribaltata, la formazione di Stefano Ulassi con il gol di Marco Carboni. Il direttore di gara che arriva in questo momento, calcio di punizione da tutto da Gancitano, c'è Scioni dimenticato dall'intera retroguardia dello Stintino, entra in area il numero 9, prova a puntare qui, ancora Ducar, c'è da spazio per il cross per Carboni che si infila tra i centrali della torre, si sfiora il colpo del KO, finisce al comunale de Villa di Codrongianos, Stintino Torres, punteggio finale di 3-2, la formazione di Stefano Udassi apre ufficialmente la crisi della Torres mantenendosi a punteggio pieno 12 punti in 4 partite.